freelance camp è smettere di lamentarsi e cominciare a cambiare. Una meravigliosa idea e soprattutto bellissime relazioni per essere sempre più free, ma sempre più in rete. Una specie di capodanno dei freelance. Prenderei 10 minuti insieme a Roberto per fare un po' di restituzione del lavoro che abbiamo fatto ieri insieme nell'ultima parte del pomeriggio. Per chi è stato nel mio gruppo e per chi non c'è stato, io lo spiego. Ieri abbiamo lavorato sui visual tool. Abbiamo messo un po' di post-it ragionando sul posto in cui è in questo momento il freelance camp, il posto in cui vorremmo che il freelance camp fosse come, diciamo, destinazione prossima, futura, e qual è il percorso che diciamo faremo per arrivare nella nostra destinazione, quali difficoltà piuttosto che quali fattori, diciamo, abilitanti possiamo incontrare lungo il percorso. Stamattina ho fatto un po' di raggruppamento di tutte le considerazioni che sono venute fuori. Le ho raccolte in base ai pattern che vedete sui post-it di colore viola. Sono venute fuori delle cose che mi aspettavo, altre meno. Sui valori, diciamo, sicuramente c'è il valore dell'inclusione. Ad esempio, le persone che ne fanno parte sono accoglienti e ne incarnano il mood, piuttosto che ci sono tante persone giovani, mi sento accolta. Presentazione pubblica obbligatoria per le burbe, ma anche per i nonni. Mi sento appena arrivata, un po' intimidita. Astronave da partecipanti a piloti, dare voce a tutti attraverso momenti di confronto, far sentire tutti importanti. Un secondo gruppo di post-it metteva in risalto l'incertezza, e l'incertezza rispetto al futuro che abbiamo da affrontare, ovviamente, come freelance camp, rispetto a quello che ci aspetta come associazioni. In viaggio, in trasformazione, il soggetto ovviamente è freelance camp, forse un po' alla deriva, nel senso che ha bisogno di una nuova direzione o di una nuova energia motoria. Poi c'è paura che si isoli senza un rinnovo, piuttosto che mancanza di tempo volontario per organizzare eventi e altri lavori necessari. Poi c'è l'energia, con meno post-it devo dire, anche la libertà. C'è la scoperta, che ha raccolto diversi post-it, questo mi sembrava interessante. Potrebbe andare ovunque e diffondere intelligenza e buone pratiche, trasformando le persone in ponti di collegamento. C'è la crescita, questo non mi ha stupito, nel senso che ha raccolto veramente tanto. C'è diversa roba che è stata scritta molto interessante. Per esempio, questo ricordo della Michela: Freelance Camp non ha una sua meta, ma si muove in base alla visione dei suoi passeggeri, noi. Quindi non c'era una destinazione, ma siamo noi, diciamo, che siamo proprietari del nostro destino. Casa, isola felice, piccolo orto dove poter crescere e coltivare nuovi obiettivi. Freelance Camp è una penisola perché gruppo, ma un po' chiuso, che mi fa sentire a mio agio, ma potrebbe migliorare. Tante relazioni che evolvono nel tempo. Oltre a quello dei valori, poi ne ho fatto un secondo dove ci sono altre cose, una marea di proposte, soprattutto il gruppo dei post-it piccoli si è scatenato da questo punto di vista. Alcune cose sono interessanti, non le vado a vedere nel dettaglio, c'è diversa roba su cui possiamo lavorare, tante indicazioni sul format, ad esempio maggiore equilibrio tra workshop piuttosto che talk, aprire a persone di settori diversi in occasioni limitate, consigli sul giorno in cui fare il freelance camp, le edizioni locali, scegliere 2 o 3 macro argomenti su cui convergere. Questa l'ho trovata una cosa interessante. Alcune critiche, questa facciamo una pausa, l'ho percepita almeno in questo senso, magari potrei aver sbagliato ovviamente io a clusterizzarlo: ripetitivo, un po' noioso, un po' annoiato dal format. Ci sono questioni di comunicazione, per alcuni il gruppo Facebook non se ne può più, è social cosicentrico piuttosto che provare ad usare il gruppo LinkedIn. Questa la trovo una questione interessante, anche per me Facebook non funziona. Occhio però che non c'è una soluzione che riesca ad accontentare tutti, quindi è sempre una coperta corta in qualche modo. Mi do la faccia della boss che dice di sì. Solo su questo punto, sì, è vero, ci abbiamo pensato, è vero che non tutti sono sempre su Facebook, è vero peraltro che non tutti e tutte sono su LinkedIn o amano usare anche su LinkedIn i gruppi per la conversazione. L'altra cosa è vera è che gestire più spazi di conversazione poi risolve alcuni problemi, perché raggiunge persone che dall'altra parte non c'erano, ma genera repliche, ridondanza, ci vuole del tempo, ci vogliono energie, quindi questo è un tema comunque forte che
Non è detto che trovi una soluzione univoca che accontenta tutti e tutte. No, non c'è mai una soluzione che accontenta tutti, questo è sicuro. Ma peraltro anche le questioni sul format, sono tante cose sono interessanti. C'è sempre un tema di energia, no? E anzi, nel far diventare poi questa cosa associazione è tutto figo. Però anche le proposte, le cose nuove che andremo a fare, le dovremo andare assolutamente a commisurare rispetto allo sforzo e all'energia che riusciamo a mettere insieme come associazione. Poi c'è il mio gruppo preferito, il flusso di conoscenza. Scusate. Allora, flusso di conoscenza. È una terra illuminata dal sole in cui c'è l'aria trasparente e ossigenata. Io dovevo clusterizzare questo, non lo so. Il Firenze Camp è sospeso tra la terraferma e le stelle, come asteroidi di uno spazio al di fuori di tutto, dove ritrovarsi e condividere, tenuti poesia. Comunque insieme dalla stessa gravità. E poi c'è, sta su un'isola felice in cui sto bene e ragiono e apprendo cose che a volte sento di perdere quando ne esco e torno sulla terraferma continentale. Basta, questa è la restituzione che ho fatto. Se avete delle considerazioni le possiamo condividere. Per me è stato molto istruttivo, è stato una prova di usare i visual tool, è venuto fuori delle cose interessanti, alcune cose da migliorare. Per esempio, avrei voluto essere più vicino a chi scrive per sollecitarvi, magari a esplorare meglio quello che scrivevate, però con 3 tavoli non era stato fattibile. Ma insomma, è uno strumento interessante. Grazie del vostro lavoro.